Getsu Fumaden Undying Moon sembra un'opera d'arte in movimento. Disponibile in Early Access su Steam, questo roguelike pesca a piene mani dal folklore giapponese, facendo affrontare al protagonista Getsu Fuma orde di mostri pronte ad eliminarci. Prima di proseguire, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale, per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. A prescindere dall'indiscutibile bellezza artistica, l'esperienza offerta da questo action in due dimensioni presenta comunque diversi aspetti da limare nel periodo di accesso anticipato. Il lancio della versione definitiva in ogni caso è previsto tra circa un anno, sia su Steam che su Nintendo Switch. L'avventura del protagonista Fuma è ambientata 1000 anni dopo gli eventi narrati in Getsu Fumaden del 1987. Lo scheletro demoniaco Ryuko Tsuki è nuovamente tornato in vita e minaccia di devastare le lande governate dal clan Getsu. Sta al suo ultimo discendente, Fuma, riportare la pace e l'ordine, combattendo orde infinite di mostri usciti dagli abissi degli inferi. Nella nostra prova abbiamo potuto affrontare 6 livelli, tutti contraddistinti da una grande varietà nelle ambientazioni e generati proceduralmente. Una menzione d'onore va fatta agli sfondi, che più delle volte ci siamo fermati ad ammirare durante l'esplorazione, in un tripudio di grande virtuosismo artistico. Fuma avanza quindi dall'alto verso il basso con l'obiettivo di raggiungere l'area più profonda degli inferi. Lo fa con l'aiuto di diverse armi, divise tra principali e secondarie, reperibili direttamente all'interno degli scenari di gioco. Nei prossimi mesi è prevista l'implementazione di ulteriori strumenti di morte per ampliare l'arsenale di Fuma che già adesso risulta abbastanza variegato. Si va dalle classiche katana alle brutali mazze fino ad arrivare agli ombrelli. Non si tratta di un'implementazione casuale. Nei secoli passati erano spesso scelti sia dagli assassini per poter nascondere nel loro manico una lama, sia dalle donne desiderose di avere a portata di mano uno strumento perfetto per difendersi in caso di necessità. Nel corso della nostra prova il combat system ha tuttavia suscitato qualche perplessità, dovuta allo scarso numero di mosse disponibili. Tenendo da parte le abilità speciali, attivabili in particolari condizioni, Fuma finisce per ripetere sempre la stessa combo, salvo potersi avvalere di una mossa specifica e unica per ciascuna arma. Come da tradizione del genere roguelike, i danni sono molto punitivi e le cure reperibili negli scenari sono poche. Basta dunque un attimo di distrazione per ritrovarsi al punto di partenza. Ogni morte ci riporterà alla villa del clan Getsu, dove potremo acquistare potenziamenti per le armi e per il nostro protagonista. Entrambi gli skill tree propongono abilità significative, ma c'è un'avvertenza. Solo una parte degli oggetti trovati da Fuma negli scenari viene riportata indietro con la sua reincarnazione. Tra questi non c'è il denaro, spendibile in un negozio di un'inquietante donna scheletrica, ma nemmeno tutti i collezionabili, che in parte andranno persi per sempre. Soprattutto all'inizio conviene insomma approcciare il mondo di gioco con cautela, ripetendo più volte il primo stage, per poi ritirarsi nella villa in maniera volontaria. In questo modo potrete portare con voi tutti i collezionabili raccolti e si potrà proseguire in maniera più agevole nella strada verso quel potenziamento che vi sta particolarmente a cuore. Un altro consiglio, se avete familiarità con la serie Castlevania, già sapete che distruggere elementi dello scenario, come casse o vasi, fornisce denaro e altri materiali. Prendetevi il vostro tempo per tirare mazzate in giro e capire cosa può esservi utile per accumulare ricchezze in un mondo davvero ostile. Data la grande attenzione riposta nell'aspetto estetico e nella realizzazione delle creature, in questo periodo di accesso anticipato gli sviluppatori potrebbero poi considerare di aggiungere un bestiario. È davvero un peccato che i giocatori non possano approfondire le caratteristiche dei nemici che si trovano di fronte. Videogiochi come Getsu Fumaden Undying Moon raccontano infatti una cultura e le leggende di un popolo. Incuriosire gli utenti rendendo loro accessibili informazioni intriganti è senz'altro un bel modo per arricchire l'esperienza. Anche sotto il profilo musicale, l'avventura ha un bel carattere, con una colonna sonora che spazia dal sound più marcatamente nipponico ai momenti concitati di alcune boss fight in cui si sceglie come sottofondo un rock adrenalinico. Getsu Fumaden Undying Moon è in definitiva un'avventura giapponese al 100%, capace di stupire non poco gli appassionati dell'arte e della cultura nipponiche. Come è normale, considerato che gli sviluppatori avranno un anno per finire la loro creatura, il titolo presenta alcune asperità da limare per rendere l'esperienza, che dovrebbe richiedere intorno alle 15-20 ore per un primo completamento, davvero appassionante e coinvolgente. Nei prossimi mesi è prevista l'introduzione di nuovi livelli, armi e personaggi giocabili. Speriamo anche in un miglior bilanciamento nello sviluppo di Fuma e in un maggior approfondimento nella storia. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile a 24,99€ su Steam in Early Access. Fatelo vostro se volete ammirare le bellezze e gli orrori demoniaci di un mitologico Giappone dipinto con maestria su schermo. Ora vi passiamo la parola. Cosa ne pensate di Getsu Fumaden? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.